Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, buongiorno agli ascoltatori di Radio Nettuno, benvenuti a chi ci segue in streaming nettunotv.tv, sono Francesco Spada, lunedì 17 luglio 2017, inizia una nuova settimana all'insegna, devo dire, di un clima, almeno in questa prima parte della giornata, decisamente piacevole. È stato anche un fine settimana da temperature, specie in città, più che sopportabili. Questa mattina ci siamo svegliati con temperature intorno ai 17-18 gradi, questo è un po' il quadro per quanto riguarda il meteo. Sarà una bella giornata, temperature ovviamente in aumento, ma intanto si parte da una nottata decisamente più fresca. Andiamo subito sulle pagine dei quotidiani di Bologna, oggi come sapete in edicola Resto del Carino di Bologna e Repubblica di Bologna, ovviamente entrambi in versione ridotta per quella che si chiama la foliazione estiva, quindi chiaramente viene ridimensionata la foliazione perché ci sono da una parte meno eventi da seguire, dall'altro anche per permettere ovviamente a tutti, anche i giornalisti, di godersi un po' di riposo. Ma al di là di questi particolari, che avvengono ovviamente in tutte le redazioni del mondo, ma andiamo a leggere insieme il Resto del Carino, dicevo, Repubblica, mentre come sapete non esce il lunedì il Corriere di Bologna, che ha sospeso anche la sua edizione sportiva del lunedì. Cominciamo subito dal Resto del Carino di Bologna. Eccoci: profugo ruba in appartamento, era in città da soli due giorni, il colpo in via Mattei, quindi a due passi dall'hub. In manette un 18enne della Nuova Guinea, arrestato dalla polizia, preso da due cellulari, ma è stato inseguito e fermato dagli inquilini. E poi io non pago, questo è il titolo ancora per il Resto del Carino di Bologna. Mensa, trasporto collettivo, servizi di pre e post scuola, cresce il debito delle famiglie all'appello del comune, mancano 1,4 milioni di euro e aumentano gli italiani insolventi. E poi Sofia è rimasta sola, la gatta di Pascutti cerca una nuova famiglia dopo la morte anche della moglie di Ezio Pascutti, l'ex bomber rossoblu, recentemente morta anche la moglie. Politica, congresso, aria tesa nel Partito Democratico, e questo direi non è una grande novità, Orlando fuori dalle polemiche. E poi Castenaso, isole ecologiche, volontari dei carabinieri sventano il furto. E poi i prati di Caprara, parliamo ancora dello stadio di Bologna, ombre sul Dallara, scrive in questo articolo il quotidiano. Prati di Caprara, svolta vicina, incontro tra comune e Bologna, il 26 faccia a faccia a Palazzo D'Accursio. Prima pagina anche per il quotidiano di Repubblica, eccolo, visite private, l'altro business degli ospedali. L'Intramenia rende ai medici 52 milioni di euro, il Sant'Orsola è il più ricercato dai cittadini, una stanza arriva a costare 290 euro al giorno. E poi, ma non creiamo pazienti di serie B, l'intervista a Fornaciari, manager del Sant'Orsola, interviene su questo tema. Poi Repubblica in prima pagina ha spazio anche per il Bologna fa felice Donadoni, tante cose girano diversamente. Luca Baccolini dalle pagine di Repubblica che scrive, secondo test 17 gol e un ottimo destro. E poi ancora PD-CGL, gelo anche su Imola, niente stand alla festa nazionale, Rossi ma li inviteremo. Devo dire che è una querela che ormai si consuma, forse lo ricorderete, da diversi anni tra la CGL e il PD al ridosso della festa dell'Unità. Andiamo sul QS Sport, eccolo qui, avanti così, il Bologna segna 17 gol nel test con l'Acquaviva, a destra ne firma altri 3, Donadoni vede segnali, il risultato non conta, mi è piaciuto che abbiamo attaccato l'area, arriva Perez in ritiro con il compito di tutor. E poi il diavolo va forte su Belotti, l'Inter prova a scuotersi, blitz per Keita, e poi una settimana per tre colpi, Matic, Berna e Seni, mistero Schick, davvero nomi sempre più complicati di questi calciatori. E poi c'è spazio anche per la pallacanestro sulla prima pagina del QS Sport, la Virtus gira pagina, il giorno di Aradori, fortitudo al lavoro intanto per conquistare nella Serie A. Oggi la presentazione alla Porelli dell'esterno azzurro, al Paladò intanto primi allenamenti per i giocatori dell'Aquila, la nuova stagione già in cantiere. Grimaldi ai mondiali in Ungheria per stupire, io esperta ci proverò, nuoto di fondo, ancora da questa prima pagina del quotidiano. E poi l'ottava meraviglia di Re Federer,
trionfo e lacrime, nessuno come lui, Wimbledon, Silic K.O., Roger è nella leggenda, il campione svizzero non ha concesso nemmeno un set durante tutto il torneo, il mondo si inchina alla più grande, ottava volta consecutiva per lui della vittoria di Wimbledon. Wimbledon, la Ferrari ha le gomme a terra, Lewis vola, doppia frattura nel finale, nel finale a Silverstone e frattura anche ovviamente per quanto riguarda il tema dei punti in classifica, ma poi andremo ad approfondire anche questo tema. Andiamo e torniamo invece sulle pagine del Resto del Carino di Bologna. Profugo ruba in appartamento, era in città da soli due giorni, in manette, dicevo, finisce questo diciottenne. Allora andiamo subito a occuparci di questo tema. Eccoci qua, via Mattei, il colpo a segno in un appartamento nella stessa strada, furto in casa, ha preso un migrante. Il diciottenne era arrivato da appena un paio di giorni all'hub, polizia, le vittime hanno inseguito e bloccato il ladro, arrestato poi dagli agenti. E Nicoletta Tempera, che firma questo articolo sulle pagine del Resto del Carino di Bologna, è stato capace di farsi arrestare prima ancora di riuscire ad ambientarsi al lab. In manette per furto in appartamento è finito l'altra notte un diciottenne originario della Nuova Guinea, appena sbarcato sulle coste del sud, è arrivato in bus all'ex CIE di Via Mattei per lo smistamento nei centri d'accoglienza della regione, appena un paio di giorni fa. E poi ancora, sempre da queste pagine del Resto del Carlino, c'è un altro tema, questo, pianeta istruzione, mense e scuolabus, un buco nero, il 50% di chi non paga è straniero. Il rosso ammonta a quasi 1,5 milioni di euro e il dato è in aumento. Sassone di Forza Italia, più controlli, il Comune deve verificare se le morosità siano dovute a stato di necessità o se i cittadini extra Unione Europea facciano i furbi. Questo è un po' quello che viene dato, l'articolo è firmato da Federica Geri. Ma gli italiani devono di più: su 1.444.349,58 euro di buco, le famiglie nostrane devono corrispondere al comune 726.440,86 euro, gli extracomunitari invece meno di 600.000 euro, quindi più morosi sono gli italiani. Il Resto del Carino ci propone anche in pillole un po' l'analisi della situazione. Alla Materna, tante sono le famiglie morose, sulle 2.288 extracomunitarie, le italiane sono 5.683, di queste 1.081 hanno un debito. 1.621 invece alle elementari, scrive ancora il Resto del Carlino, tanti sono i debitori sul totale di 3.389 famiglie straniere che usano il servizio, i morosi italiani sono 2.021 su un totale di 9.118 famiglie. Infine 102 invece per quanto riguarda le scuole medie, tante le famiglie straniere che non pagano sulle 191 complessive, le famiglie italiane indebitate sono invece 130 su 812. Questo è un po' il quadro su questo tema, sul quale ovviamente torneremo. Ma c'è un altro tema che ieri abbiamo seguito con grande attenzione, c'è stata una manifestazione in piazza, venezuelani contro il regime, hanno partecipato anche il ministro Galletti e il presidente della Commissione Esteri del Senato Pier Ferdinando Casini, popolo straordinario. Siamo andati anche noi con le nostre telecamere per capire un po' qual è il quadro della situazione e raccogliere l'appello lanciato proprio dai venezuelani. Andiamo a sentire nell'intervista di Davis Colombi. In pratica è successo che ci sono tre domande, okay, che vengono indette ai cittadini italo-venezuelani. Okay? Una è quella se sono d'accordo con il fatto che Maduro abbia indetto a cambiare tutta la Costituzione dalla A alla Z in maniera antidemocratica, cioè è stata solo una decisione da parte sua. E un'altra domanda che gli viene fatta ai cittadini venezuelani sono se sono d'accordo sulla difesa dei deputati all'interno del Parlamento, tanto è che circa una settimana e mezzo fa i parlamentari sono stati aggrediti dalla polizia, infatti viene richiesto se la popolazione vuole la difesa ai parlamentari. Terzo punto? Sì, il terzo punto viene richiesto ai cittadini venezuelani se vogliono i cambiamenti di tutte le sfere principali dei poteri istituzionali all'interno del paese.
Oggi com'è andata come presenza? Io mi occupavo infatti prima dell'analisi delle persone, dell'affluenza di persone. Abbiamo constatato che abbiamo iniziato alle 9 del mattino e oggi abbiamo avuto un'affluenza di circa 500 persone, abbastanza bene, e non abbiamo ancora finito. Bene, questo è una delle persone che ha organizzato questa manifestazione a difesa dei venezuelani e per tenere, diciamo così, alta l'attenzione. Torniamo sulle pagine anche di Repubblica, sempre di Bologna, prima di leggere poi insieme anche le prime pagine dei quotidiani nazionali. Visite private, l'altro business degli ospedali, questo è il titolo di apertura. L'Intramenia rende ai medici 52 milioni di euro. Andiamo nelle pagine interne, eccolo qui, il business dell'Intramenia, così gli ospedali della città incassano 52 milioni di euro, aumentano le richieste per avere esami e visite a pagamento in corsia, il Sant'Orsola primo per ricavi, una stanza costa 290 euro al giorno. Più introiti per Rizzoli o Zendo SL, i medici 40 milioni di euro, anche 8.000 euro per un intervento. E poi Repubblica dà un po' il quadro della situazione, di quello che avviene tra Sant'Orsola, USL e Rizzoli, le diverse situazioni. Ci aiuta a creare risorse ma non pazienti di serie B. L'intervista a Davide Fornaciari, manager del Policlinico, cerca di spiegare in questa intervista rilasciata a Repubblica di Bologna il quadro della situazione. Direttore, chiede il giornalista, l'Intramenia non ostacola i pazienti comuni, non c'è alcun rischio, la libera professione non deve penalizzare l'attività istituzionale, c'è stato un incremento sui ricavi, è vero, un buon risultato rispetto alla flessione degli anni precedenti, ma parliamo di 1.000 ricoveri in regime privato sui 60.000 che si fanno ogni anno al Policlinico, e solo il 5% di tutta l'attività, è solo il 5% di tutta l'attività ambulatoriale. Le entrate sono state di 23 milioni, ma il nostro bilancio arriva quasi a 600, quindi di fatto, insomma, si fa capire come l'Intramenia non sia un ostacolo ma sia un bene per la sanità. Certo, restiamo sempre abbastanza colpiti quando si arriva in ospedale e si dice devo fare questo esame, devo fare questo intervento, e ti si dice guarda, devi andare a ci rivediamo tra 9 mesi, se invece lo vuole fare a pagamento, stessa struttura, stesso medico, venga la settimana prossima. Questa è sempre una cosa che ovviamente lascia un po' perplessi, ma effettivamente, come dire, questa è la legge, questo è quanto dice la legge, quanto propone la stessa. Andiamo a occuparci adesso del 2 agosto, si avvicina la ricorrenza del 37° anniversario dalla strage alla stazione di Bologna, tante iniziative anche quest'anno messe in campo dalle istituzioni, anche da parte della Regione Emilia-Romagna e in particolare dall'Assemblea Legislativa. Allora andiamo a sentire la Presidente dell'Assemblea Legislativa, Simonetta Saliera. Ricordare le vittime della strage del 2 agosto anche in questo modo interattivo, perché? Perché ricordare e non voler dimenticare, bisogna fare in modo che l'emozionalità di quella strage, di quel momento, ripercorra il nostro cuore. E l'anno scorso abbiamo pensato, raccontando una vita, una storia con le cartoline, quest'anno invece abbiamo chiesto se c'erano delle persone disponibili a raccontare, a gemellarsi con le vittime, e ora oggi siamo in grado di presentare questo progetto dove tante persone si sono presentate e ci saranno chi racconta 85 storie che alle 10:25 del 2 agosto 1980 si sono interrotte, e oggi presentiamo una mappa perché tutta la città ha partecipato. Abbiamo luoghi pubblici e abbiamo luoghi anche privati. Molti hanno offerto la possibilità, o nel proprio negozio, nella propria attività, o addirittura nelle proprie case, nel proprio cortile. E quindi la mappa interattiva è possibile da oggi averla e poter fare dei percorsi e ascoltare le storie, 85 storie del 2 agosto 1980 che devono, e noi vogliamo che rimangano nella nostra memoria. Questa è la Presidente dunque dell'Assemblea Legislativa, Simonetta Saliera, al microfono della nostra Michela Conficoni. Adesso i quotidiani nazionali, le prime pagine. Cominciamo dal QN, Resto del Carlino, incompiute il censimento fantasma, opere pubbliche, centinaia di infrastrutture mai terminate, flop dei registi previsti
Per legge non ci sono sanzioni, sprecate decine di miliardi di Stato. E poi ancora Ius Soli, binario morto, Gentiloni, legge giusta ma va dopo l'estate, non c'è ovviamente, il governo rischiava di cadere su questa legge, esultano Alfano, Forza Italia e Lega Nord, è comunque una battuta di arresto sulla forza del governo Gentiloni. Barretta, taglio tasse solo a imprese che assumono, questa è l'intervista, e poi strappo di Alleanza Popolare, il ministro Costa l'ho scoperto, riuniamoci a Berlusconi. E ancora Federer l'ottava meraviglia, si parla di Wimbledon, e Petra Conti, la ballerina rinata dal tumore, una storia. Poi si va sulle brevi che arrivano da Bologna per il resto del carriere nazionale, via Enrico Mattei, profugo in città da due giorni, fa un furto in appartamento, e poi questo Bologna mi piace già, il primo bilancio di mister Donadoni. Prima pagina anche per il Corriere della Sera, Ius Soli, lo stop di Gentiloni, o forse il titolo vero dovrebbe essere lo stop a Gentiloni al governo, il premier sarà votata dopo l'estate, migranti via le ONG che violano il codice, il PD la legge resta l'obiettivo, Alfano diremo sì. E poi MDP contrario al rinvio, la Lega invece esulta. E poi la prepotenza dei finti deboli, la vicenda dell'ATAC, ancora da questa prima pagina del quotidiano. E poi l'oasi dei VIP lambita dagli incendi, evacuata anche l'ultima spiaggia frequentata da politici ed intellettuali per quanto riguarda Capalbio. Il fisco semplice si complica sempre di più, la denuncia dei commercialisti, aumentano adempimenti e codici, ecco i rimedi. E poi le braccia nude al congresso, qui si parla della protesta delle deputate, vogliamo negli Stati Uniti d'America. E poi Venezuela, sangue sul voto contro Maduro, abbiamo sentito anche noi le manifestazioni che ci sono state in quel di Bologna. E poi ancora, sempre da questa prima pagina, qui siamo su Repubblica, Ius Soli, la retromarcia del governo al sud, barricate contro i migranti, Gentiloni niente legge entro l'estate, l'impegno per l'autunno, la destra intanto esulta, è una resa, effettivamente è una resa. Se i giovani non sperano nel paese, i giovani la carriera all'estero, ancora un po' di dati che ci vengono forniti dalle pagine di Repubblica, anche se poi bisogna dire ai giovani che anche in Italia ci sono tanti lavori che non vogliono fare, per cui effettivamente restano magari a casa senza lavoro, figurano nelle liste di disoccupazione, ma in realtà hanno semplicemente rifiutato dei lavori. Poi è chiaro, ci sono lavori che piacciono, quelli che piacciono meno, si può partire facendo un lavoro che piace meno, magari avendo l'obiettivo di migliorarsi. Renzi rassegnato scarica sul Premier il retroscena e l'odio per Matteo e il lutto della sinistra, insomma cioè è ripartita una campagna contro Matteo Renzi, questo è evidente. Federer imperatore di Wimbledon, sull'erba inglese l'ottava vittoria, nessuno come il tennista svizzero. E poi l'intervista a Stefano Ricucci, mesi in cella con i miei vicini Marra e Romeo, basta lusso e jet set al mare con mamma, qui altri piccoli punti di vista. Andiamo sulle pagine anche della Stampa, eccolo, quotidiano, eccolo qui, Ius Soli, lo stop di Gentiloni, mancano le condizioni, la legge rischia di saltare, Merkel sui migranti, in Germania no al numero chiuso. E poi il risico della Cina per prendersi l'Artico, 20 miliardi di euro per i porti, la nuova via della seta. E poi ancora il volo sull'Italia assediata dal fuoco a bordo dell'elicottero che combatte le fiamme, il reportage di Nicola Pinna sulle pagine della Stampa. Turisti in fuga dopo gli incendi su Capalbio, evacuati due campeggi nella località toscana, il sud non ha tregua. E poi ancora Wimbledon ai piedi di Federer, una vittoria che lo porta nella storia. Si parla anche di Hamilton come Prost, il quinto trionfo a Silverstone, Vettel fora ed è settimo. Favola Tocci, nei tuffi la medaglia di bronzo arriva da Cosenza, questa è ancora la prima pagina per quanto riguarda la Stampa. Chiudiamo la nostra carrellata nazionale con il Giornale, eccoci, Ius Soli, resa del PD, pericolo scampato, Gentiloni in retromarcia, se ne parla forse in autunno, piano dell'Italia, far invadere l'Europa. E poi ancora il leader degli U2 è Bono soltanto per farci la morale sugli sbarchi, sempre dalla prima pagina del Giornale. Poi quel segreto milionario degli ultimi giorni di Maranghi, a 10 anni
dalla morte. Poi Capalbio, spiaggia VIP in fiamme, evacuato il Lido, il maltempo su mezza Italia, fuoco e tornado. Capri, magico confine del mondo che verrà. E poi ancora il conduttore punge da Boldrini, Vespa, Mussolini, un grande urbanista. E poi testa coda ideologico, Stalin è un gadget e Benito un reato, firmato da Giancarlo Mazzucca. Queste le pagine dei quotidiani nazionali. Torniamo sui quotidiani locali, però passando dall'impegno anche dell'ASP Città di Bologna, che è appunto l'azienda dei servizi per quanto riguarda il comune di Bologna, i servizi alla persona. C'è un tema che riguarda anche l'impegno dell'ASP per i migranti. Noi ne abbiamo parlato con l'assessore alla sanità Luca Rizzonervo nell'intervista di Davis Colombi. ASP ha messo in campo, su ovviamente proposta del Comune di Bologna, un grande progetto nazionale, di portata nazionale, di cui peraltro si parla moltissimo fuori da Bologna, si parla esplicitamente di modello Bologna rispetto alla creazione di un sistema SPRAR così corposo, così diffuso per 2680 posti, che proprio in questi giorni abbiamo definito, concludendo il primo bando che definisce i primi posti, un numero importante di posti, sia nella conferma di quelli esistenti ma anche nell'ampliamento degli stessi. Certamente ASP è stato il soggetto, investendo anche qui anche in termini professionali, che non solo sta da un punto di vista burocratico, appunto ha gestito la vicenda del bando SPRAR, ma è stato il fulcro di una collaborazione che si è creata anche con i gestori del privato sociale per garantire una risposta adeguata e di qualità ad un tema estremamente complesso che ovviamente ci preoccupa ma soprattutto ci occupa quotidianamente. Queste dunque le pagine anche le parole dell'assessore Luca Rizzonervo. Noi torniamo invece sulle pagine dei quotidiani locali, torniamo sulla prima pagina del Resto del Carlino di Bologna. C'era un tema, Prati di Caprara, svolta vicina, incontro tra Comune e Bologna, il 26 faccia a faccia a Palazzo D'Accursio, subito pronte le pagine interne del quotidiano. Prati di Caprara, c'è uno spiraglio, ecco come sarà salvato il progetto, il 26 a Palazzo D'Accursio, summit tra la Giunta Merola e il Bologna. Le zone coinvolte, oltre ai Prati di Caprara, il progetto interviene sul CRB e l'antistadio. E poi l'incontro, sindaco Bologna Maccaferri, i tecnici studiano le pieghe della legge sugli stadi. Il Resto del Carlino ci aiuta con questo articolo di Marcello Giordano a entrare un po' nel merito della situazione. Allora, il governo è stata recentemente cambiata proprio la legge 147 sugli stadi, che le parti avevano usato come base del percorso normativo per i lavori dall'ARA. La novità per le aree compensative, infatti, è stato introdotto il concetto di contiguità, cioè vicinanza. Questo mette in dubbio tutto il progetto relativo ai Prati di Caprara. Rassicurazioni, il sindaco Merola ha già assicurato che il progetto va avanti, e lo stesso ministro dello sport Luca Lotti ha detto che la vicenda bolognese è seguita con attenzione. E poi ancora, sempre da queste pagine del Resto del Carlino di Bologna, c'è il tema della crisi PD. Non è una grande novità, più che della crisi, diciamo, della rissa e della litigiosità, ma come dice Bonaccini, probabilmente perché è l'unico partito che discute, però effettivamente, insomma, forse adesso sta un po' esagerando. Congresso Partito Democratico, non Bonaccini ovviamente, ma forse nella sua litigiosità il partito. Congresso PD è già rissa, Orlando non ha parlato del nuovo segretario. Interviene Stefano Caliandro, capogruppo PD in Regione Emilia-Romagna, che corregge la Mazzoni, nessuna valutazione. Paolo Rosato, che firma l'articolo per il Resto del Carlino, il guardasigilli non ha accennato a questioni congressuali locali, le frasi della consigliera potrebbero anticipare un suo nuovo posizionamento. Allora cerchiamo di capire cos'è successo, perché poi si fa fatica ovviamente a seguire tutto, vi capisco, insomma, quello che avviene all'interno del Partito Democratico, sicuramente un grande partito, sicuramente il partito di maggioranza relativa a Bologna, il partitone, però sicuramente complesso da seguire in tutti i suoi passaggi. Allora, acque leggermente, scrive Paolo Rosato su Carlino, agitate negli ambienti orlandiani del PD, le dichiarazioni di Federica Mazzoni rilasciate ieri proprio al Resto del Carlino sono diventate subito terra di attrito nella polemica precongressuale, hanno generato anche la formale precisazione, una smentita da parte del Comitato regionale che fa riferimento a Guarda sigilli. Ieri la consigliera del PD, Diala Orlando, nell'intervista aveva parlato di svolta necessaria
partito e di un PD bolognese percepito come autoreferenziale, che non è considerato un punto di riferimento da molto elettorato popolare di sinistra. Non solo, aveva anche sottolineato alcuni concetti da Andrea Orlando, avrebbero portato ad alcuni giorni fa, durante un incontro sotto il direttore, ci ha detto di tenere unito il centrosinistra, ha dichiarato Mazzoni, di diventare punto di riferimento per il mondo esterno e che anche la dirigenza di Bologna deve tener conto dei nuovi rapporti di forza dentro al partito. Stefano Caliandro, come detto presidente del Comitato Orlando Regionali, in una nota ha invece sottolineato che in merito alle dichiarazioni di Federica Mazzoni si precisa che il ministro Andrea Orlando è intervenuto mercoledì sera ad una bella e partecipata assemblea, non ha in alcun modo fatto riferimento a questioni congressuali locali, non ha espresso nessuna valutazione in merito. Allora, qui state di capire se Federica Mazzoni, consigliera comunale del PD e del gruppo di Orlando, ha effettivamente, tra virgolette, inteso qualcosa di diverso, oppure se effettivamente Caliandro, diciamo così, non penso abbia perso dei passaggi l'attento avvocato e consigliere regionale Stefano Caliandro, probabilmente, diciamo così, qualcuno ha interpretato qualcosa. Non lo sappiamo e non lo sapremo. Ci fossero delle registrazioni sarebbe facile, per questo la televisione e la radio sono molto efficaci, perché quello che registriamo facciamo sentire quello che dicono, facciamo risentire, così nessuno può dire non l'ho detto, mentre a volte quando si finisce magari sui quotidiani uno può dire ah, ma hai scelto una frase che non ho detto, hai messo un virgolettato che non mi appartiene. Comunque questo è un po' il quadro per quanto riguarda il tema della politica. Tornerei rapidamente anche sulla prima pagina di Repubblica, c'è un altro tema che riguarda il PD CGL, gelo anche su Imola. Come sapete, ma ripeto, è una, diciamo, una querela che si rinnova sempre in questo periodo, sicuramente l'anno scorso, probabilmente anche l'anno prima dell'anno scorso, ho un ricordo abbastanza chiaro, cioè della CGL che dice no, io non vengo alla festa dell'unità. Festa dell'unità dove la CGL, per avere i suoi spazi, immaginiamo, o debba ovviamente pagare perché sono spazi comunque di una kermesse, oppure vengono concessi gratuitamente, non lo sappiamo, però di fatto quest'anno di nuovo si dice no, io alla festa dell'unità di Bologna, si era partita da quella bolognese, adesso si arriva anche a quella di Imola. Dice allora niente stand della CGL nemmeno alla festa del PD nazionale che si tiene quest'anno a Imola, dopo il gran rifiuto della Camera del Lavoro di Bologna, che per la prima volta non avrà il gazebo alla kermesse del Parco Nord, ma anche l'anno scorso, diciamo, alla fine si era arrivati a un passo da non avere questo gazebo. Adesso si sposta anche su Imola, non credo proprio, abbiamo la nostra festa a Lecce nello stesso periodo e poi il PD non ci è ancora nemmeno invitato, spiega il responsabile nazionale delle politiche organizzative della CGL Nino Bassotto. La tradizione di uno stand all'interno della festa PD che permaneva a Bologna non è del resto sempre rispettata alle feste nazionali, quindi diciamo così ci può essere anche questo aspetto, che è un aspetto sicuramente nuovo. Andiamo sulle pagine di Repubblica interne, ma vediamo nello sport, eccolo qui, Donadoni e 17 gol estivi, la squadra mi segue, Falletti si sta inserendo, Destro sembra un altro, il tecnico siamo intensi, aggressivi e puntiamo la porta più dello scorso anno, questa sicuramente è un'ottima notizia per tutti i tifosi. Il tifoso in ritiro da una vita, io che mi finsi Fontolan, e qui si parla di Massimo Marchesini di Valdagno, 48 anni, tifoso dalla Coppa Italia del 74. Ricordi, la mia azienda l'ho chiamata Eneas, ma una volta era tutto diverso. Qui ci sono ovviamente anche i tifosi che nello scorso fine settimana hanno raggiunto Castelrotto, il Bologna ha giocato le due amichevoli a suon di gol, le vittorie 9-1 nella prima gara, 17-0 nella seconda, con un Destro in grande spolvero. Ancora dalle pagine dei quotidiani sportivi, restiamo su quelli bolognesi, magari si può fare un piccolo passaggio per quanto riguarda la Formula 1, a Silverstone il primo è ad arrivare è stato Hamilton, Bottas il secondo, Kimi Raikkonen terzo, solamente settimo Sebastian Vettel, la classifica piloti dice però ancora Sebastian Vettel in testa con 177 punti, ma Hamilton fa un passo in avanti e arriva a 176, poi c'è Bottas a 154. Nella classifica costruttori Mercedes 330, Ferrari 275, Red Bull 174 e poi dietro, diciamo così, il resto del mondo. Lasciamo però questo tema, si parla anche di mercato del Bologna, ma del Milan, voglio portarvi però a Castelrotto con le pagine del resto del Carlino. Donadoni, il Bologna va e mi piace, in questi amichevoli il risultato non conta nulla, ho intravisto però alcuni segnali
positivi. Impressionato da destro, sta trovando subito condizione e fiducia, in più ha una voglia enorme, Falletti ancora indietro, Poli è stato bravo. E poi destro scatenato mette dentro altri tre gol, e poi si mettono in luce anche Cresci e Verdi. Ancora dalle pagine del Resto del Carlino, dall'inviato a Castelrotto del Carlino Marcello Giordano, come si diventa campioni, insegna il professor Perez, sarà il tutor di Baby in rampa di lancio e uruguaiani. A giorni salirà in ritiro e si metterà a disposizione dello staff, l'idea è del DS Bigon che ha pensato di sfruttare l'enorme esperienza di Perez. Una pizza e poi al lavoro, ultime, niente giornata di riposo come l'anno scorso, solo serata libera. Falco aspetta il Benevento, Crisedi non ritornerà a Crotone, Castaldello ha ricevuto proposte da Parma, Venezia e Cagliari. E poi ancora Faro una rete al Benevento e applausi a Mattia Lenzi, Benevento 6, Faro Gaggio 1, a Sestola contro la neopromossa in Serie A che appunto è lì in ritiro. Vorrei occuparmi anche di pallacanestro, lo faccio volentieri, sempre con le pagine del Resto del Carlino di Bologna, eccoci qua, Bologna Sport, e qui è Massimo Selleri, la firma di questi articoli. Fortitudo si comincia a lavorare per là, mentre il club procede verso la fondazione, parte della squadra si allena già al Paladozza. La famiglia della F in ritiro a Lizzano, dunque confermato, la preparazione in agosto, agli ordini di Matteo Bonicioli l'Aquila svolgerà la prima parte della preparazione estiva a Lizzano in Belvedere, non si trasferirà solo la prima squadra, ma dal 20 al 26 agosto anche il camp dell'Academy Fortitudo 103 svolgerà la prima parte della preparazione estiva. E poi ancora, sempre per quanto riguarda la pallacanestro, c'è spazio anche per la Virtus, sempre Massimo Selleri che firma l'articolo. Aradori scrive ad Alex Gentile, insieme domineremo, oggi alle 12.30 la Virtus presenta l'esterno bresciano alla palestra Porelli, porte aperte ai tifosi. Questo è ancora quanto troviamo su questa pagina del Resto del Carlino di Bologna. Bene, è il momento di fare il nostro break pubblicitario, tra poco nuovamente in diretta, torneremo ovviamente sulle prime pagine dei quotidiani di Bologna, sulle pagine dei quotidiani nazionali, un nuovo rapido sguardo ai servizi della nostra redazione. Adesso però è arrivato il momento di fare il break pubblicitario, tra poco nuovamente insieme, state con noi.